Carissimi fratelli e sorelle, fedeli tutti della Santa Chiesa di Dio in Bologna, vorrei fermarmi qualche momento su un duplice ordine di considerazioni. L'uno desunto dal Santo Vangelo e dalla prima lettura, l'altro dalla seconda lettura. Nel Santo Vangelo Gesù ancora una volta, come alcune domeniche or sono, se ricordate, ci sconcerta. Alcune domeniche or sono per insegnarci che non dobbiamo subire le situazioni della vita, ma in esse discernere la volontà di Dio, aveva usato l'esempio di una amministratore ladro. Oggi, per donarci un insegnamento, e lo vedremo subito, di grandissima importanza per la nostra vita cristiana, usa l'esempio di un giudice senza fede e senza legge. Per capire questa parabola di Gesù dobbiamo fare alcuni brevi accenni a come un po' era l'amministrazione della giustizia ai tempi di Gesù. Se una donna povera rimaneva vedova, restava priva di qualsiasi protezione e difesa, e in caso che subisse ingiustizie, poteva solo affidarsi alla onestà e alla rettitudine dei magistrati. E qui comincia il racconto di Gesù. Una vedova povera incappa in un magistrato privo di qualsiasi coscienza morale. Dunque, la sua condizione era disperata? Assolutamente no. Essa non ricorre né ad avvocati né a procuratori, ma si serve della sola arma di cui dispone questa povera vedova: la sua lingua. Ella continuamente va dal giudice e gli dice: fammi giustizia, fammi giustizia. Non fa altro che questo, ma lo fa con una tale insistenza che alla fine il giudice cede per non essere più scocciato da quella donna. E è questo appunto che Gesù ci dona il suo insegnamento. Se, ci dice Gesù, un giudice privo di ogni coscienza morale alla fine cede alle richieste di una povera vedova perché quella donna lo importuna continuamente, non lo lascia in pace. E Dio, dice Gesù, il Padre, non farà giustizia, dice, ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Tenete conto, miei cari, che San Luca scrive il suo Vangelo in un momento in cui i cristiani vivono in uno stato di persecuzione. A loro sembra che il Signore Gesù non stia mantenendo la promessa di un suo ritorno a rendere giustizia. Allora San Luca, l'Evangelista, trasmette ai fedeli questo insegnamento di Gesù. Ci possono essere delle situazioni per tutti, miei cari, delle situazioni nelle quali ai discepoli di Gesù resta solo un'arma, la preghiera. Ma una preghiera costante, opportuna e inopportuna verso il Signore. Una preghiera fiduciosa. E Gesù ci ha detto: questa è un'arma infallibile.
Questa è un'arma che vince sempre il cuore di Dio. Magari siamo noi che ci stanchiamo prima e non andiamo più a importunare il Signore con la nostra preghiera. Quanto è attuale, vero, per noi questa pagina del Vangelo. Forse non dimentichiamo che comunque la nostra forza più grande è la preghiera. Noi pregando diventiamo onnipotenti, perché agiamo con la nostra preghiera sul cuore del Padre nostro che è nei cieli. La seconda riflessione la desumo dalla seconda lettura. Carissimi fratelli e sorelle, l'Apostolo Paolo nella seconda lettura è fatto un riassunto bellissimo di ciò che vi ho detto nella catechesi. L'Apostolo dice al suo discepolo: rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto. La fede non è il risultato di percorsi individuali, di studi e di ricerca individuale. La Chiesa, la fede va imparata. Essa cioè nasce dentro una trasmissione di generazione in generazione. Impari la tua fede nella tradizione della Chiesa. Ma essa non è un mero apprendimento, diventa un intimo convincimento. Con il cuore si crede, aveva scritto Paolo ai cristiani di Roma, con il cuore si crede. Poiché una volta imparata, una volta ascoltata la parola di Dio, essa diventa nel cristiano risposta, la risposta del cuore. Con il cuore si crede. E donde viene questo insegnamento della fede? Ce l'ha detto l'Apostolo. Sapendo, dice, da chi l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le sacre scritture. Ci sono persone attraverso le quali ci arriva l'insegnamento della Chiesa. In primo luogo i genitori. In un altro testo San Paolo dice al suo discepolo: ricorda la tua mamma, la tua nonna, che ti hanno educato alla fede. E dice anche il nome della mamma e della nonna. Probabilmente il padre, ovvero lasciò orfano molto piccolo Timoteo, oppure era ancora un pagano. Allora, in primo luogo i genitori, poi, come abbiamo detto, i successori degli apostoli. E questo insegnamento si basa, dice l'Apostolo, sulle sacre scritture. Rimani saldo, poi dice a ciascuno di noi l'Apostolo. Fratelli e sorelle, voi lo sapete bene, molte sono oggi le difficoltà che il credente può incontrare, le insidie da cui deve guardarsi nella sua fede. E varie volte ho avuto occasione di mettervi in guardia da queste insidie. Perciò io vi dico ancora con San Paolo: fratelli, state saldi, state saldi. Mantenete le tradizioni che avete apprese, sia dalla nostra parola che dalla nostra lettera. Così San Paolo ai cristiani di Tessalonica. E qui rincontriamo l'insegnamento di Gesù nel Vangelo. Gesù si chiede se al suo ritorno troverà ancora la fede sulla terra. Rimaniamo saldi nella nostra fede,
anche se il Signore tarda ad adempiere le sue promesse. La nostra forza è l'attesa piena di coraggio e di pazienza nella preghiera.